la Vercelli in Villa che ha conquistato una caterva di premi, i tre spicchi del Gambero Rosso, già siamo al 36esimo anno. Eri nei primi 50 di Top 50 Pizza, non ti bastava, e adesso sei anche, mi pare, 60esimo della Top Pizza mondiale. Vorrei chiedere aiuto al padrone di casa, Antonio Cattone. Si torna a festeggiare la Brasile di Palermo, finalmente, dopo due anni di cattive vicissitudini, chiamiamole così, e ripartiamo da dove eravamo. Avevamo interrotto, perché qualche giorno prima dell'inizio della pandemia avevamo proprio fatto una serata del genere. E come in realtà succede dal 2016. Dal 2016 infatti il Gambero Rosso non fa altro che pregiarci dei tre spicchi proprio del Gambero Rosso, e l'anno successivo siamo stati inseriti dalla rivista 50 Top Pizza all'interno delle prime 50 posizioni sul territorio nazionale, e da lì non siamo più scesi, ovviamente con alti e bassi di posizioni. Lo stesso vale per i tre spicchi, ma il bello è esserci, il bello è restare lì su, perché è la fotografia di un anno, di come è andato, di quanto hanno apprezzato i nostri clienti, perché poi la vittoria più importante, il premio più importante ce lo danno loro, assolutamente sì, riempiendo giornalmente i nostri locali, ed è quello che ci piace vedere. La serata prevede la presentazione intanto di alcuni prodotti del territorio dei nostri partner, quindi nei nostri fornitori fondamentalmente, perché secondo me è giusto dare un premio anche a loro, perché nasce da lì, fino alla presentazione di tre delle nostre nuove pizze che saranno poi nel menù di questo 2023, che vedremo l'effetto che fa. Cominceremo con una barchetta fritta con un ripieno di crema di pistacchio che facciamo noi, quindi assolutamente di produzione nostra, utilizzando solamente pistacchi, ghiaccio e un filo d'olio, quello non manca mai. E poi scivoleremo su una pizza dal giallo sapore, l'avello d'oro con un pomodorino giallo, una crema di pomodorino giallo, la mozzarella di bufala e dei filetti di acciughe di Aspra, per arrivare alla quasi chiusura di una pizza ambigua, direi quasi, con mozzarella, un gorgonzola assolutamente dolce, dei grigli di noci, un miele di acacia e delle pere. E poi chiuderemo con una sfera diplomatica, e sarà una sorpresa assoluta questa. Ma intanto sono qui a fare visita ad un'eccellenza siciliana e a salutare Antonio Cottone, che è veramente un bravo e un valido imprenditore. Dopodiché stiamo sviluppando come Regione Siciliana una serie di iniziative per rendere il sistema imprenditoriale, il sistema delle attività produttive più competitivo possibile rispetto al resto del nostro territorio nazionale. Stiamo cercando di spendere tutte quelle risorse comunitarie che sono a nostra disposizione e che possono rendere, come dire, più competitivo possibile il nostro sistema produttivo. Pizza preferita? Io prendo da una decina d'anni sempre la stessa pizza, che è una margherita con doppia bufala e scaglie di grana. Grazie.